proporvi un video un po' diverso dal solito. Come vedete, siamo in un ambiente un po' diverso. Ho già registrato un video qui, però non lo so, qui sul divano mi sento un pochino più in un ambiente un po' familiare. Oggi ho deciso di registrare un try on haul. Ok, quindi direi di iniziare subito con questa try on haul, o questo try on haul, come lo vogliamo chiamare. Ma prima di tutto ricordatevi di seguirmi qui su YouTube e su Instagram se non mi state ancora seguendo, e mettere un like se il video vi piace. Però questo lo sceglierete alla fine o nel mentre del video. Ma se volete mettere un like subito, siete liberi di farlo qua sotto. Allora, incominciamo subito. Incominciare dalle cose magari un pochino più noiose. E cioè noiose nel senso un po' più... Questo qui è un maglione di H&M ed è uno di quei maglioni pelosi. Io adoro i maglioni pelosi. Quando ho trovato questo nero, l'avete già visto parecchie volte su Instagram, probabilmente l'avete visto anche su YouTube nel mio scorso video. Quindi insomma, adoro questo maglione, mi piacciono un sacco questi maglioni pelosi con questa, non so bene che materiale sia, però ha tutto questo effetto un pochino, non lo so, sono un po' particolari e anche un po' strani, ma io li adoro. E sono morbidissimi, quindi un punto a favore. Se non mi sbaglio costava sui 20 euro, 19,99, 17,99, quei prezzi lì che fanno di solito. Comunque passiamo a un altro maglione, per parlare subito dei maglioni. E questo qui è un maglione che avete già visto su Instagram. Questo è un maglione giallo, ecco, purtroppo in camera si vede giallo molto sbiadito, ma in realtà è un giallo zafferano acceso, bellissimo, lo amo un sacco. Questo qui è di Bershka, l'ho pagato, me lo ricordo, 27 euro. Questo taglio un pochino corto, quindi non è un maglione lungo sotto la vita, è abbastanza corto, quindi perfetto per metterlo con i pantaloni a vita alta eccetera, e ha queste bellissime trecce che io adoro, e quindi questa grana grossa proprio. Mi piacciono i maglioni così un po' oversize con la lana appunto più grossa, più spessa, e questo è un must nel mio guardaroba e lo voglio anche tipo in tutti i colori. Però giallo è giallo ed è bellissimo, e ci puoi abbinare il rosso, ci puoi abbinare altro giallo, ci puoi abbinare il blu. E ci puoi abbinare, vabbè, questo qui in realtà non farebbe parte del haul di oggi perché non l'ho comprato, me l'ha regalato Lara, ed è un basco, questo qui rosso, non so se c'è ancora, lei l'ha preso da Primark ed è perfetto per questo maglione, cioè si amano, in realtà sono stati fatti per essere sempre assieme. Allora, vorrei parlare di alcuni accessori che ho preso da H&M sempre. Adoro tutto ciò che è di H&M. Io e H&M siamo una cosa sola in pratica, trovo sempre qualcosa che mi piace, e molte volte anche nell'angolo delle occasioni, quello lì nascosto dove nessuno trova mai nulla, però di solito sono abbastanza fortunata. Da H&M ho preso anche quest'altro basco, questo qui è un basco nero, mi sembra che costino sui 6-7 euro. E un semplice basco nero, l'ho trovato solo nero perché sennò probabilmente l'avrei preso di tutti gli altri colori, perché sono ossessionata con i baschi e li voglio con il basco. E per quanto riguarda invece un altro cappello, questa invece è una bombetta, solo che io non la tengo proprio come, adesso vi faccio vedere, io non la tengo proprio come bombetta così, perché non lo so, la tengo un po' così. In realtà non è così che bisognerebbe tenere una bombetta. Comunque, volevo da un sacco un cappello di questo genere, in realtà un fedora per essere più precisi, però ho trovato questo qui, mi piaceva molto, l'unica cosa che è un po' largo per come lo tengo io così. Dovrei tenere questo? Sì, penso che per il resto del video terrò questo qui. Andiamo invece agli accessori di H&M. Ho preso due orecchini molto particolari. Tra l'altro ho visto che c'erano un sacco di accessori di Halloween e sono andata lì praticamente
due giorni prima di Halloween e non avevo più bisogno di cose, ma ho preso comunque una collana di Halloween, che è meglio che faccio vedere subito prima che mi dimentichi, e è un po' tutta storta. Questa collana qui, così la vedete, vabbè, la farò comunque vedere bene su, ed è una specie di collana metallica con queste gocce che dovrebbero essere tipo gocce di sangue, non lo so, era bellissima, ma anche un sacco di orecchini ispirati ad Halloween con le ragnatele, con scritto Bite Me e un sacco di altre cose che io adoro, ma mi sono trattenuta perché non ne avevo bisogno, ma questa collana era troppo carina e cercavo un sacco una cosa del genere, anche non solo per Halloween perché è troppo bella. Comunque parliamo invece degli orecchini che ho trovato. E allora, questo qui è un paio degli orecchini, sono oro e sono una specie di lastra metallica tutta ondulata. Questi qui invece sono a bocca e, come vedete, sono un po' più particolari, è una specie di bocca con l'effetto specchiato. Tra l'altro ho visto che ci sono già ad ottobre c'erano degli orecchini ispirati a Natale con le palline natalizie e varie altre cose, e io adoro, perché l'anno scorso mi ero fatta degli orecchini con delle palline natalizie però un po' vistose, diciamo, quindi probabilmente tornerò apposta per prendermi degli orecchini un po' natalizi, perché adoro tutte quelle cose un pochino trash, un pochino too much, ma che a me piacciono un sacco perché sono un sacco particolari. Allora, queste gonne qui, anche queste sono un pochino too much, ma quando le ho viste dovevo prenderle assolutamente. Mi ricordano un pochino tutte le cose che ho visto a Los Angeles questa estate, e lì tutto costa davvero davvero tanto. Queste gonne le sono riuscita a trovare a 17 euro e qualcosa, 17,99 probabilmente, e sono gonne di pelle lucida, non so, cioè pelle di sicuro non pelle vera, però con questo effetto appunto vinilico, pelle lucida, abbastanza spesse, e dentro invece sono tipo effetto scamosciato, quindi dentro non si appiccicano, cosa buona rispetto al, non so, le gonne di lattice che non ho mai provato, vorrei tanto, ma immagino quanto possano essere scomode. E questa qui, che invece è bordeaux, rosso bordeaux. Le amo davvero alla follia, mi piacciono davvero un sacco, e adoro questa cerniera qui con il cerchiettino, ed è esattamente uguale a un sacco di gonne e pantaloni con questo effetto appunto pelle vinilico che c'erano a Los Angeles e costavano davvero davvero tanto, quindi sono un sacco contenta di averle trovate. E mi ricordo anche dovevano esserci altri colori, non mi ricordo adesso quale esattamente, se fosse stato verde l'avrei preso di sicuro, quindi non c'era un verde ma c'erano degli altri colori, quindi se andate a vedere ancora da Bershka probabilmente ci sono, e poi vi farò vedere un pochino come le abbino. L'unica cosa è che sono un pochino corte, cioè essendo a vita alta, almeno io le tengo a vita alta, anche perché sennò non mi starebbero queste sui fianchi. Essendo a vita alta sono un pochino corte, soprattutto per me che sono alta, quindi bisogna stare un po' attenti appunto a come ci si piega, però per il resto mi piacciono un sacco, le ho già indossate tutti e due, non vedo l'ora di fare altri outfit per indossarle, e con i maglioni precedenti stanno benissimo, ho già provato, quindi perfetto. Invece un'altra gonna, questa qui invece è di pelle ma opaca. Oddio, ho preso la S. Oh mamma mia, speriamo che mi stia. Comunque, stavamo parlando di questa gonna qui, che speriamo mi piaccia ancora, perché anche questa è un pochino too much. Gonna di pelle nera, semplice, però più lunga, con uno spacco al centro. Non chiedetemi perché al centro, però uno spacco da qualche parte doveva esserci, perché sennò avrei camminato come un pinguino tutta la sera e non è carino. Comunque, passerei invece adesso a delle altre cosine. Ci sono anche, vabbè, delle calze a rete che vanno sempre bene. Queste me le ha prese mia mamma, LXL. Wow, non pensavo di essere ingrassata così tanto. Comunque, gonne di pelle perché vanno sempre, gonne di pelle, calze a rete perché vanno sempre bene, e in questo periodo vanno un sacco, e con gli outfit precedenti si abbinano alla perfezione. E ora invece volevo mostrarvi delle cosine che ho preso un
po' di tempo fa in realtà, probabilmente li avete già visti. Questi qui sono tre capi che ho preso da in un negozio qui a Milano, dovrebbe avere 2 punti vendita. Vi scrivo poi qua sopra il nome del loro Instagram account, perché recentemente hanno creato appunto questo account Instagram dove mettono le nuove uscite e varie cose del genere. Ho preso appunto queste tre cosine. La prima è questo top qui verde, un altro dei colori che sto amando in questa stagione è il verde. Certo, questo magari non è proprio fall appropriate, però a me piaceva un sacco ed è questo tessuto vellutato. Non ho ancora avuto l'occasione di indossarlo appunto perché fa un po' freddo ormai. Comunque, se fossimo tutti a Los Angeles potremmo andare in giro così con una felpa sopra, invece no. Ma questo mi piaceva molto, è un top semplicissimo. Mi diceva comprami e mi diceva sarà benissimo in autunno anche se ci sono 7 gradi. Che dobbiamo farci? Invece un'altra maglietta che ho preso, questa qui l'ho già indossata. Questa è... anche questa magari adesso fa un po' freddo, però prima in ottobre comunque l'ho messa. Ed è una off the shoulder, quindi una maglietta che si mette con le spalle scoperte, ma con le maniche lunghe. Ne ho già una con le spalle scoperte, ma con le maniche corte, quindi ne volevo un sacco, una nera semplice, ma con le maniche lunghe, quindi un pochino più fall, ma sempre fa troppo freddo per avere le spalle scoperte, quindi non importa. Questi invece sono dei pantaloni. Ho avuto l'occasione di metterli solo una volta in realtà. E wow, si capisce niente. Sono pantaloni larghi. Il tessuto è... gran bella domanda, non ne ho idea. Comunque non jeans. È bello perché vi darò un sacco di informazioni utili su quello che non so sui tessuti e su come si chiamano queste cose arricciate. Però vabbè, l'importante è che siano carini, insomma. Questa cinturina che si lega e è appunto un po' di arricciatura anche qui. Ruffles, che non sono proprio ruffles in questo caso. Molto carini, l'unica cosa è che mi sembrano un pochino troppo eleganti, non so mai che scarpe abbinarci. Ok, quindi questo era tutto per la haul di vestiti autunnali. Oh mio Dio, sta cadendo tutto. Cade, cade, cade. Io spero tanto che vi siano piaciuti i vestiti che vi ho mostrato. Fatemi sapere quale tipologia di video dovrei filmare secondo voi in questa postazione, che secondo me è perfetta per i video un pochino laid back, un po' più tranquilli e magari un po' chiacchierici, tutto il resto. Ciao! Oddio, mi si sta scaricando il computer. Quindi fatemi sapere se... quale tipo tele... fatemi sapere quale tipologia di video dovrei fermare... Ooh.